E così con il solito appuntamento Agenda Viaggi in Streaming. Questa sera con noi Silvia Grosso, il console di Sao Tomé e Principe, un arcipelago di appena 20 isole. Ciao Silvia. Senti, volevo lasciare a te spiegarci immediatamente di questa posizione geografica, perché secondo me non tutti conoscono questo arcipelago molto interessante, poco conosciuta dalle rotte turistiche, per cui ecco, forse chi meglio di te ci può spiegare di questo aspetto interessante, perché tra l'altro siete stati a Milano in una conferenza stampa pochi giorni fa, per cui anche qui vorrei un po' le tue considerazioni in questo incontro. Per cui inizierei Certo. con spiegarci anche geograficamente, perché secondo me molta gente non è a conoscenza di dove sono posizionate queste isole. Benissimo, allora vedi, ci troviamo nel Golfo di Guinea, di fronte al Gabon, un po' sopra l'Angola e di fronte anche alla Guinea Equatoriale. Non dimentichiamoci che è posizionata proprio sul parallelo 00, quindi siamo in un clima tropicale, dove ci sono delle bellezze naturali incredibili, in quanto è come se fossero alcuni scogli staccati completamente dall'Africa, quindi dal continente africano, quindi molto ma molto particolare. Le isole sono All'inizio 20, sono no Silvia? Sono 20 isole. 20, sono 20, la più Ecco. grande è Sao Tomé, che è circa 5 volte l'isola d'Elba, per avere un parametro di Certo. riferimento. All'interno della Molte Rossa, che sarebbero le vecchie case coloniali dei portoghesi, perché non dimentichiamoci che in quella zona c'erano dei portati Certo. angolani e capoverdiani, e quindi i portoghesi avevano costruito queste case e la lavorazione del cacao e del caffè. Tra Quindi l'altro, questa è scusa, stata. ti interrompo velocemente solo per il prodotto del cacao, perché so che il nostro Ferrero ha definito il cacao di queste isole il migliore al mondo. Migliore del mondo, 30 anni fa, ha prodotto sull'isola per vedere queste piantagioni. Ovviamente Michele Ferrero, un grande conoscitore, e l'ha definito all'epoca il migliore al mondo. Oggi, se si può dire, ma credo di sì, i migliori maestri cioccolatieri lo utilizzano, e quindi abbiamo comunque le eccellenze che vengono utilizzate da questi personaggi che ormai sono anche molto televisivi, tipo Clam, Comaschi, che utilizzano proprio questa tipologia di cacao, perché è un cacao che non è amaro, ha un sapore amabile, proprio per il microclima che c'è in questo tipo di foreste, quindi molto ma molto particolare. E non dimentichiamo neanche il caffè, perché anche il caffè è di ottima qualità, quindi cresce quasi, diciamo, il migliore a Monte Caffè. C'è un po' di tutto, quindi c'è sia arabica che alle altre specie, e comunque sia sono piante endemiche, quindi questo è anche molto ma molto Certo. importante. Senti Silvia, c'è tra l'altro Principe che è patrimonio dell'UNESCO, della biosfera, no? Sì, patrimonio dell'UNESCO, biosfera. Non dimentichiamoci che sulle isole ci sono circa 150 specie di uccelli, quindi diciamo che vengono avvistati, e comunque anche per un turismo anche fotografico, se vogliamo, molto ma molto interessante. Anche sportivo, vero? Come? Ma anche sportivo pare che sia molto il trekking e Sì, tutte queste anche cose. sportivo, perché si può praticare il trekking naturalmente, poi delle bellissime passeggiate sia anche in bicicletta, quindi si può fare bike senza nessun tipo di problema, e le strade sono comunque asfaltate, e poi ci sono i percorsi, quelli da fare proprio in montagna, e sono comunque percorsi segnati con guide.
Voi puntate molto all'ecosostenibilità, mi sembra un buon punto di partenza questo, no? Per presentarsi. Sì, sicuramente per noi l'ecosostenibilità è fondamentale, proprio perché essendo patrimonio dell'UNESCO non deve assolutamente essere depauperato. Di conseguenza tutto quello che viene fatto viene prima condiviso con lo Stato, che comunque è molto sensibile. Anche a livello di aiuti cerchiamo di far lavorare le persone, ma sempre utilizzando i loro prodotti e utilizzando i sistemi che utilizzavano già i portoghesi. Quindi sempre comunque prima la natura senza stravolgerla. Esatto. Senti, le isole ci si possono visitare durante tutto l'anno, no? Sì, tutto l'anno. Abbiamo una temperatura dai 28 ai 32 gradi costanti. Senti, le compagnie aeree, ci sono voli diretti o non ancora? Allora, purtroppo abbiamo ancora un volo diretto, cioè si vola con TAP da Milano, quindi si fa Milano-Lisbona, Lisbona-Accra e Accra-Sao Tomé, senza sdoganamento di bagagli. Quindi sono semplicemente le tappe, la tappa Milano-Lisbona, Lisbona si fa nuovamente il TIM sul passaporto, ma ormai è elettronico, per cui è abbastanza agevole, e però il bagaglio non viene ritirato perché è praticamente arriva direttamente a Sao Tomé. Stiamo lavorando con delle compagnie e speriamo di riuscire a portare a casa naturalmente un volo diretto, perché sarebbe veramente l'ottimale. In questo momento c'è ancora Meridiana che sta facendo un test, facendo il Milano-Accra. A questo punto però dobbiamo cambiare il volo e prendere STP Airways, che sarebbe quella di Sao Tomé, la compagnia di Sao Tomé, e quindi rifare il check-in e arrivare a Sao Tomé dopo un'ora di viaggio circa. Senti, anche l'aspetto della sicurezza mi sembra tranquillo, cioè sono isole tranquille, la gente è molto, anche la sanità mi sembra anche molto ben messa. Sì, guarda, la sicurezza tranquillamente è un popolo molto tranquillo, leve. Quindi sono sereni, non viene mai aggredito nessuno, sono veramente un popolo di persone molto educate e quindi si può tranquillamente camminare, non succede assolutamente niente. Per quanto riguarda la sanità, c'è un ospedale che ti garantisce ai turisti quello che è necessario, eccetera. In più ci sono dei medici italiani che tornano in questo momento su una nave, e prossimamente ci saranno degli ambulatori con questi specialisti che rimangono sull'isola tutto l'anno. Anche la pesca sportiva è una delle attività maggiori? Sì, una delle attività maggiori è la pesca sportiva, perché comunque non dimentichiamoci che ci sono comunque un mare molto pescoso, quindi si possono pescare i tonni, il bonito, che è molto simile alla famiglia dei tonni, ci sono le aragoste, ci sono delle sardine, c'è di tutto un po', quindi anche la fauna ittica è abbastanza prolifica e di conseguenza abbiamo un mare molto ma molto pescoso. Senti, invece le strutture alberghiere, ristoranti, cosa ci puoi dire? Allora, le strutture alberghiere si mangia molto bene, no, le ristoranti, scusatemi, si mangia molto bene, naturalmente sono strutture dove potete gustare la loro cucina. Lo scorso anno è stato premiato il libro di ricette di cucina come miglior libro di cucina africana, scritto dalle donne di Sao Tomé Principe. Quindi questo è un fiore all'occhiello, perché c'è una cucina che è un mix tra la loro cucina creola e portoghese e brasiliana, quindi molto saporiti, utilizzano molto la curcuma, la cannella per i dolci, naturalmente il cacao non manca mai, e poi tutta la frutta e la verdura che comunque cresce molto rigogliosa. Per quanto riguarda le strutture alberghiere, ci sono strutture 4 stelle europee, quindi con
di comfort, wifi, televisioni, piscine, quindi non manca assolutamente niente, molto ben integrate. Ci sono alcune strutture immerse completamente nella natura, sono tipo lodge, molto ben fatti, dove ovviamente manca la TV, però dà una soddisfazione incredibile, perché a volte il televisore non serve in quanto ci sono dei paesaggi che veramente sono incontaminati e bellissimi. Ed è una destinazione che proponi tutto l'anno? Tutto l'anno. Senti, tutto l'ultima l'anno. Domanda, l'altro giorno avete fatto una conferenza stampa a Milano e quindi hai presentato l'arcipelago, ecco, puoi darci qualche considerazione? Dunque, devo dire che siamo stati molto soddisfatti per la presenza di tutti i rappresentanti delle maggiori testate giornalistiche, naturalmente, e devo dire che come prima impressione erano tutti molto interessati alla meta, alle mete, quindi all'arcipelago, in quanto un po' differente da quello che sono le proposte viaggio a cui siamo abituati. Sicuramente è un viaggio che aiuta molto la filosofia, secondo me. Quindi quando uno arriva in un arcipelago come quello di Sao Tomé e Principe, difficilmente non ci ritorna, perché veramente trasmette veramente una calma, una tranquillità che oggi è abbastanza difficile trovare in altre parti del mondo. Bene, ti ringrazio Silvia di questa... È stato un piacere. Grazie. E buonasera a tutti. Grazie infinite, arrivederci, grazie. Ciao, a presto. Adesso passiamo al nostro secondo ospite, Donato Sinigaglia, che da poco è entrato dal Uzbekistan, per cui ci racconterà di questo suo viaggio. Pronto? Ciao Donato. Ciao. Come stai? Grazie. Tutto bene? Bene, grazie. Tu? Bene. Allora, tu hai scritto anche per noi l'articolo di Uzbekistan, dove sei stato di recente. Sì. Donato Sinigaglia è un giornalista veterano, da tanti anni, un esperto di viaggi, e da un po' di tempo so che fai viaggi transoceanici, un po' in tutto il mondo. E uno degli ultimi tuoi viaggi è il Uzbekistan, per cui hai scritto proprio sul nostro magazine che potrete trovare in destinazioni. Un viaggio bellissimo che potrei adesso magari raccontarci, e questo affascinante percorso sulla Via della Seta. Benissimo, sì. Anzitutto è un viaggio che riporta ai libri, a ciò che abbiamo imparato a scuola, praticamente ti ricorda il milione di Marco Polo, no? L'Uzbekistan, che è sempre da sempre, dall'antichità, è stato un corridoio obbligato di passaggio delle carovane tra India, Persia e la penisola arabica. Ecco, lungo questo corridoio si è sviluppata la leggendaria Via della Seta, che si snoda tra aridi deserti, caravanserragli, dove spostavano queste carovane lunghe anche chilometri, che trasportavano dalla Cina, cioè l'antico Cathay di Marco Polo, fino al Mediterraneo i tessuti, le sette e le spezie di ogni tipo. E quindi ovviamente diventa un crocevia di popolazioni, un crocevia di culture, un crocevia anche di religione. Certo. Di religioni, perché in Uzbekistan, se quindi dopo la Via della Seta, si sono sviluppate religioni dallo zoroastrismo fino alla mistica sufi, dall'ebraismo al cristianesimo, certo, dal buddismo all'islam. Quindi, e ancora oggi, sono vivi miti di personaggi imparati sulla storia: Alessandro Magno, Genghis Khan e Marco Polo. E le tre città simbolo di questa Via della Seta sono Khiva, Bukhara e Samarkand. Samarkand è
tutti noi la ricordiamo, certo, anche perché è stata cantata in una celebre canzone di Baglioni. E quindi direi che è un viaggio che affascina non solo per la bellezza dei colori, ma affascina anche perché è un tuffo nella cultura, cioè è un rivivere alcuni aspetti della cultura che si imparano proprio sui libri di scuola. E è un viaggio che puoi fare durante tutto l'anno? Questo viaggio sì, si fa durante tutto l'anno, ecco, tenendo conto che cioè, il periodo migliore è farlo ricordo, fino a ottobre, che poi già novembre e dicembre sono mesi anche di freddi, perché sì, non bisogna pensare che il Vecchio sia solo un deserto, ci sono una catene montuose come il Pamir o il Tien Shan che arrivano anche a 3-4 mila metri di altezza, e quindi l'Uzbekistan ha questa configurazione morfologica e territoriale che va dai diari deserti alle steppe, certo, alle stecce minerate. Loro hanno anche impianti sciistici, quindi fanno anche a sciare. E anche il paese più continentale al mondo, perché è l'unico, penso. Che certo, è un paese più continentale al mondo perché non si affaccia sul mare, su nessun tipo di mare, e quindi l'unico che loro chiamavano in maniera appropriata mare è il lago Aral, che però è stato sfruttato al massimo al tempo della dominazione sovietica, perché l'anno dell'Uzbekistan era praticamente lo stato dove l'ex Unione Sovietica coltivava solo il cotone, quindi loro hanno viaggiando centinaia di ettari di questo cotone e hanno sfruttato tutte le riserve di acqua possibili, perché oggi il lago è quasi congelato, è un antico mare che oggi è diventato quasi una pozzanghera, quindi è un brutto aspetto, questo è un brutto aspetto veramente da vedere. Le città, come ti ho detto, Kiva è una città che è un massimo piccolo, io la definisco una città museo, perché la parte vecchia di Kiva ha ancora le mura costruite in mattoni di paglia e fango, quindi è rimasta, diciamo, tale quale, e passeggiando per questa, per la parte vecchia, la Icon Cara, come la chiamano gli uzbeki, si è proprio la sensazione di entrare, di fare un tuffo nella storia, dove tu ti sembri di vedere da un momento all'altro queste carovane e ti sembri di vedere tutto i colori, tutti i suoni, tutti i profumi e le spezie che le carovane portavano. E quindi è una città che va vista soprattutto al tramonto, soprattutto se si raggiungono le parti alte dei palazzi, perché da lì hai un gioco di luci che è veramente particolare. Che senti, Bukhara, che ha tantissimi monumenti UNESCO, no? È la città di Bukhara? Bukhara ha 140 monumenti protetti dall'UNESCO. E soprattutto il centro storico, diciamo che è rimasto immutato negli ultimi due secoli. E ci sono queste piccole stradine tortuose che si snodano lungo il bazar, lungo gli antichi quartieri, che tra l'altro presentano anche diversi stili architettonici. Quindi anche qui c'è ad esempio un quartiere ebraico, c'è un quartiere, c'è il quartiere arabo ovviamente, ma ci sono quartieri anche rimasti con le culture indiane oppure con le culture persiane. È proprio, come dire, un insieme di quartieri che hanno saputo mantenere intatti le loro tipicità. Tu passando da un quartiere all'altro capisci che qui sei nel quartiere ebraico e là sei magari nel quartiere musulmano, dall'altra parte sei nell'altro quartiere. E
Il bello è che camminando lungo questi vicoli ci sono questi forni, questi antichi forni, che loro chiamano forni di argilla, tandoor, che loro cuociono il pane e si sente il profumo proprio di questo pane, che è un qualcosa che colpisce. Però ecco, diciamo che la città gioiello, quella che può colpire maggiormente per il fascino, per le maioliche, per i colori delle cupole, dei minaretti, è Samarcanda. Samarcanda, che nell'antica lingua voleva dire crocevia delle culture. Ecco, già da lì si capisce quale richiamo avesse questa città e quale importanza avesse per queste interminabili carovane che arrivavano dalla lontana Cina. Qui ci sono le cupole delle moschee rivestite con queste piastrelle che hanno queste tonalità di colore, dall'azzurro al giallo al bianco al rosso, che è veramente una cosa che colpisce. E poi il colpo d'occhio più particolare che ha della piazza Regista, chiamata, che vuol dire il luogo della sabbia, che soprattutto guarda tutta la sera. Poi il gioco di luci è una cosa che veramente ti tocca nel profondo, ti resta dentro. Invece, Donato, con qualche notizia più pratica, tipo i voli, i ristoranti, ecco, alberghi, come ti sei trovato? Ecco, i voli, per chi vuole andare, diciamo che è abbastanza. Il volo non è neanche tanto pesante, sono 5-6 ore di volo, a seconda se da noi c'è o no l'ora legale. Il volo è diretto, cioè da Milano si arriva direttamente in Uzbekistan, quindi o nella capitale Tashkent, oppure vicino a Kiva, c'è un aeroporto vicino a Kiva, con la compagnia di bandiera, che è la compagnia Uzbeka. E per quanto riguarda invece gli alloggi a terra, diciamo che le catene alberghiere sono buone, sono adeguate al nostro standard, quindi sono adeguate anche ai gusti e anche un difficile a volte dei turisti italiani. E soprattutto per quanto riguarda la cucina, diciamo che la cucina è una cucina ricca sì di spezie, ma non tanto speziata, che a volte può anche mancare. Ovviamente ci sono molti piatti, quindi sono tutti piatti a base di carne, però il piatto nazionale, quello più diffuso, è il plov, che è un piatto che fa da primo e da secondo, fatto di riso, con riso, pezzi di carne, carote e cipolle. E ovviamente c'è anche la variante vegetariana, per chi non ama la carne. Quindi al posto del mandorlo, della pecora, possono mettere altre verdure. Molto popolare è anche la zuppa con verdure e carne, zuppa, come la chiamano loro, oppure anche la carne cotta alla griglia sullo spiedo, questi spiedini di carne che sono cose che si mangiano sempre volentieri. Donato, gli alloggi come li hai trovati? Gli alloggi li ho trovati, ti ho detto, di uno standard buono, di uno standard abbastanza elevato, anche negli alberghi a 3 stelle, se tornare tutti internazionali a 5 stelle, con le loro alberghi locali, la pulizia è molto curata, e soprattutto c'è, tu percepisci anche il concetto di ospitalità, perché per in Uzbekistan l'ospite è sacro, quindi c'è un grande rispetto per il turista, sono loro che a volte ti fermano per la strada, ti indicano posti da vedere, chiedono se tu hai bisogno, e quindi c'è questa collaborazione con il turista, e soprattutto sai che mi colpito è che ho trovato un paese molto pulito, tutte le strade sono pulite, non ci sono scritte, le case sono tutte piene, i giardini sono curati, e quindi un paese che secondo me risente anche del fatto che fino a poco tempo fa aveva l'impronta sovietica, ma certo, bisognava marciare con un certo timore, una certa rigidità e una certa
capacità di rispettare le regole, soprattutto di rispettare il prossimo. Senti Donato, lì parlano l'inglese, no? Cioè, voglio dire, per chi partisse da qua riesce a... l'inglese lo parlano, giusto per... Per chi parte da qua, sì, ovviamente la loro lingua è l'uzbeko e la lingua anche molto parlata è russa, però certamente l'inglese viene capito e parlato nei principali hotel e nei principali ristoranti. Però devo dirti che ho scoperto con grande curiosità e anche meraviglia italiano. Degli italiani che parlano anche, che trovi negli alberghi, che ci sono a posto, parlano anche italiano, non un italiano perfetto, però è un italiano con cui ci si può spiegare e ci si può anche capire. Donato, c'è qualcosa che ti ha colpito che ci puoi dire così velocemente in questo viaggio? Scusa? C'è qualcosa che ti ha colpito in modo particolare che ci puoi raccontare brevemente in questo? Una cosa che mi ha colpito in modo particolare è quando noi abbiamo fatto il tragitto in pullman da Kiev andare a Bukhara, oltre 300 km in pullman, e abbiamo attraversato il famoso deserto di sabbia rossa. Il deserto di sabbia rossa con queste dune non tanto alte, però dune che sono comunque modellate dal vento, e ogni tanto tu vedevi le loro tipiche tende, le yurta, le tende tipiche dei nomadi, dei pastori, queste tende che sono veramente un bel colpo d'occhio, nel rosso della sabbia queste tende bianche sono dei bei colpi d'occhio, specie se tu lo fai con la luce giusta al tramonto. Bene, grazie Donato. Senti, il tuo prossimo viaggio dove che vai? Il prossimo viaggio sarà in Armenia. Bene. Vado in Armenia a maggio e vado a scoprire un po' della religione armena, che anche lì ha una grande tradizione, soprattutto i monasteri armeni che sono veramente spettacolari, è un qualcosa che va conosciuto. Per completare un attimo anche la nostra cultura cristiana. Noi abbiamo questo ricordo di questo cantante Charles Aznavour, che tu ti ricorderai, e la figura armena che a noi ci ha portato a scoprire questo paese già nell'epoca dell'Unione Sovietica, probabilmente. Certo, però ecco, anche l'Armenia ti conto che c'è anche tutto un dramma, perché noi ce lo siamo. Certo. C'è il genocidio armeno, è un dramma di un popolo, certo, quindi certo. Ce ne parla poco, è stato poco. Ma è sicuramente un dramma. Sì, assolutamente. Che va conosciuto. Assolutamente. E va anche spiegato. Ti ringrazio, Donato. Ci aggiorniamo presto. Chi volesse vedere e leggere l'Uzbekistan lo trovo sul nostro magazine online Agenda Viaggi. Grazie, Donato. Ecco, questa sera c'è stato con noi Silvia Grosso, console di Sao Tomé e Principe, un arcipelago di 20 isole di fronte al Ghana, e poi Donato Sinigaglia, che ci ha parlato del suo recente viaggio in Uzbekistan. Grazie a tutti, buona serata, a presto.